Nell'anno primo di Dario, figliolo d'Assuero della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui l'Eterno aveva parlato al profeta Geremia, e durante i quali Gerusalemme doveva essere in ruine, era di 70 anni. E volsi la mia faccia verso il Signore Dio per dispormi alla preghiera e alla supplicazione, col digiuno, col sacco e con la cenere. E feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno, al mio Dio, dicendo: O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e continui la benignità a quelli che t'amano e osservano i tuoi comandamenti, noi abbiamo peccato, ci siamo condotti iniquamente, abbiamo operato malvagiamente. Ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti tuoi servi che hanno parlato in tuo nome ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia, come avviene al dì d'oggi. Agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai cacciati a motivo delle infedeltà che hanno commesso contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore che è il nostro Dio appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui, e non abbiamo dato ascolto alla voce dell'Eterno, dell'Iddio nostro, per camminare secondo le sue leggi, che Egli ci aveva poste dinanzi mediante i profeti i suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce, e così su noi si sono riversate le maledizioni e imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di Lui. Ed egli ha mandato ad effetto le parole che aveva pronunziate contro di noi e contro i nostri giudici che ci governano, facendo venire su di noi una calamità così grande che sotto tutto il cielo nulla mai è stato fatto di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come è scritto nella legge di Mosè, tutta questa calamità ci è venuta addosso e nondimeno non abbiamo implorato il favore dell'Eterno del nostro Dio, ritraendoci dalle nostre iniquità e rendendoci attenti alla sua verità. E l'Eterno ha vegliato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché l'Eterno, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Ed ora, o Signore Dio nostro, che traesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente e ti facesti il nome che hai oggi, noi abbiamo peccato. Abbiamo operato malvagiamente, o Signore, secondo tutte le tue opere di giustizia. Fatti, prego, che la tua ira e il tuo furore si ritraggano dalla tua città di Gerusalemme, il tuo monte santo. Poiché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al vituperio di tutti quelli che ci circondano. Or dunque, o Dio nostro, ascolta la preghiera del tuo servo e le sue supplicazioni, e fa risplendere il tuo volto sul tuo desolato santuario per amor del Signore. O mio Dio, inclina il tuo orecchio ed ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni e la città sulla quale è invocato il tuo nome, poiché noi umilmente presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto, fondati non sulle nostre opere giuste, ma sulle tue grandi compassioni. O Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, sii attento ed agisci, non indugiare per amor di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Mentre io parlavo ancora, pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo di Israele, e presentavo la mia supplicazione all'Eterno, il mio Dio, per il monte santo del mio Dio, mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto nella visione da principio, mandato con rapido volo s'avvicinò a me verso l'ora dell'oblazione della sera. E mi ammaestrò, mi parlò e disse: Daniele, io sono venuto per darti intendimento. Al principio delle tue supplicazioni una parola è uscita e io sono venuto a comunicartela, poiché tu sei grandemente amato.
Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. 70 settimane sono fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e addurre una giustizia eterna, per suggellare visione e profezia e per ungere un luogo santissimo. Sappilo dunque e intendi. Dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane, e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazze e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. E il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione, ed è decretato che vi saranno delle devastazioni sino alla fine della guerra. Egli stabilirà un saldo patto con molti durante una settimana, e in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e oblazione. E sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. E questo finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Storia e profezia. Alla fine del capitolo 8 abbiamo scoperto che Daniele restava con una perplessità. Era stato lasciato in piena oscurità, senza comprendere ciò che l'angelo gli aveva detto. Bisogna attendere 13 anni perché la luce giunga a lui. Siamo qui, in questo contesto del capitolo 9, nel primo anno di Dario, cioè nel 538 a.C. È un anno fatidico, un tempo forte di speranza. Per Daniele è l'anno, diciamo, in cui avviene il fatto della fossa dei leoni, l'anno della visita dell'angelo dell'Eterno che lo salva dalla morte, quella fossa. Ma per lui è anche l'anno del primo compimento delle sue profezie, quelle del capitolo 2 e del capitolo 7. Sì, Babilonia è caduta in mani nuove sotto i colpi del regno medo-persiano ed è l'anno finalmente della venuta di Ciro. Ciro che sapeva benissimo Daniele era già stato predetto da Isaia. Nel libro di Isaia, il capitolo 44 e capitolo 45, noi possiamo leggere questa profezia fatta dal Signore. Il Signore chiama Ciro suo pastore per poter liberare il suo popolo. Ciro è arrivato e quindi Daniele può, avendo visto la realizzazione di questa profezia, sperare che anche le altre date gli dall'angelo, le altre visioni mostrategli possano realizzarsi. Daniele riprende coraggio, ma nello stesso tempo questo coraggio dura poco perché quello che diciamo lo colpisce di più è il fatto che il suo popolo non è ancora libero. Anzi, la visione precedente, quella delle 2300 sere e mattine, gli aveva messo un dubbio. L'angelo gli aveva fatto capire che il popolo di Dio sarebbe stato perseguitato, che un piccolo corno avrebbe spadroneggiato a destra e a sinistra, l'uomo del peccato avrebbe soppresso il popolo di Dio. Insomma, Daniele non riesce a capire se il Ciro che è stato profetizzato è arrivato per liberare il popolo, come mai l'angelo mi ha parlato di 2300 anni di problemi, persecuzioni per il popolo di Dio? Allora Daniele cerca conforto e si mette a studiare il libro del profeta Geremia e scopre che Geremia aveva profetizzato 70 anni di cattività per il popolo di Israele in Babilonia e i 70 anni stanno scadendo. Come mai allora l'angelo mi ha parlato di 2300 anni? C'è qualcosa che non quadra per Daniele ed è per questo che, ripeto, è angosciato e fa una lunga preghiera a Dio, chiede perdono dei suoi peccati, di quelli del popolo e chiede luce. La risposta a Daniele arriva ed è l'annuncio del Messia.
l'annuncio del liberatore. La parola ebraica mashach, cioè messia, è il passivo del verbo mashach, che significa ungere. Quindi il messia significa colui che è unto. E di messia ce ne sono stati tanti nella storia. Diverse persone hanno assunto il ruolo e anche il titolo di messia. I sacerdoti, spesso i profeti, venivano unti e venivano chiamati messia, ma in questo caso il testo ci fa capire che la profezia delle 70 settimane indica un tempo al termine del quale apparirà il messia, re dei re, il messia dei messia, quello che Israele sta aspettando, l'unico vero messia. Insomma, il Dio dice a Daniele: il tuo popolo esce da 70 anni di prigionia qui in Babilonia, che ha subito a causa della sua ribellione contro di me. Ebbene, io gli accorderò 70 settimane di anni di grazia per far cessare la trasgressione e mettere fine al peccato. Quindi in questo capitolo 9 si nota la differenza tra 70 anni letterali della profezia di Geremia e invece delle 70 settimane, che sono settimane di anni, cioè c'è qui un principio profetico che indica appunto che le settimane sono settimane profetiche, settimane di anni, quindi 70 settimane sono 490 anni. E quindi Daniele incomincia a capire qualcosa e notate la frase: io vi do 70 settimane. 70 settimane sono determinate riguardo al tuo popolo, cioè determinate, sono state prese, sono state messe a parte. Ma prese da dove? Prese e messe a parte da che cosa? Ecco, teniamo presente che il capitolo 9 è la spiegazione del capitolo 8, quello precedente. Le 70 settimane che sono fissate per gli israeliti sono prese dal periodo più lungo dei 2300 giorni. Ecco perché Daniele non capiva. 70 settimane equivalgono a 490 giorni profetici, pari a 490 anni letterali. Quindi Dio accorda a Israele 490 anni di grazia, sette volte il periodo di tempo che gli israeliti avevano trascorso in cattività. E essi dovevano usare questo tempo per mettere fine al peccato e per addurre una giustizia eterna. Qual è il punto di partenza delle 70 settimane? E quindi praticamente dei 2300 anni, visto che le 70 settimane sono tolte dai 2300, si presuppone che trovando il punto di partenza delle 70 settimane si trovi anche il punto di partenza delle 2300, perché non può l'angelo dire sono state tolte al centro o alla fine, sono state tolte senz'altro all'inizio, perché sia la profezia delle 2300 sere mattine che quella delle 70 settimane indicano un'origine, un inizio comune. Quindi il testo è molto chiaro: sappilo dunque, Daniele 9:25, e intendi, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane e 62 settimane e Gerusalemme sarà restaurata e ricostruita, piazze e mura, ma in tempi angosciosi. Quindi nel momento in cui una parola è stata detta, data, perché Gerusalemme possa essere riedificata. Da chi è detta e data questa parola? Senz'altro dai regnanti, che avevano il potere di permettere agli israeliti prigionieri in Babilonia di ricostruire appunto Gerusalemme. Infatti c'è un primo decreto nel 538 da parte di Ciro che permette il ritorno dei primi deportati. È un anno in cui addirittura 50.000 giudei ritornano al loro paese, ma non tutti, ed è comunque un decreto che concerne soprattutto la ricostruzione del Tempio. E Esdra, il libro di Esdra, sottolinea molto chiaramente questo fatto. C'è un secondo decreto nel 519 fatto da Dario Istapse, non Dario il Medo, che conferma però soltanto l'ordine di Ciro e basta. Ma c'è un terzo decreto, quello di
Artaserse, chiamato anche Longimano, e con questo decreto il re permette ai giudei di ricostituirsi non solo come entità spirituale, ma permette loro di ricostruire lo Stato, di avere legislazioni, di ricostruire le piazze, le mura, la città. Quindi probabilmente è da questo ultimo decreto che possono partire le 70 settimane, cioè nel 457 avanti Cristo. Le 70 settimane durano 490 anni e noi scopriamo che giungono proprio all'era messianica, cioè al momento in cui appare Gesù Cristo nella storia. Rileggiamo ancora un passo, Daniele capitolo 9, versetto 25. Il testo dice: sappilo dunque e intendi, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane e 62 settimane. E in 7 settimane il testo ci fa capire che Gerusalemme sarà ricostruita, piazze, mura, ma in tempi angosciosi. Infatti, tornati dalla cattività, gli israeliti per poter ricostruire la loro capitale, Gerusalemme, ci impiegano esattamente 50 anni, ossia 7 settimane profetiche. In 7 settimane Gerusalemme sarà ricostruita in tempi angosciosi. 7 settimane, ripeto, equivalgono a 50 anni, a 49 anni, e la storia ci dice che dal 457 a.C., anno dell'editto di Artaserse, 50 anni dopo gli israeliti concludono la costruzione della loro città. E se leggete i libri di Esdra e Neemia capirete per quale motivo vennero ricostruite mura, piazze in tempi angosciosi, perché i nemici di Israele, come vedremo nel capitolo 10, volevano attaccare continuamente i costruttori e rendevano loro il lavoro pesante e difficile. Quindi c'è qui un accento che lega le 7 settimane alle 62, cioè 7 settimane sono riservate per la costruzione di Gerusalemme in tempi angosciosi, poi aggiungendo 62 settimane e quindi facendo un totale di 69 settimane, al termine di queste 69 settimane si ha l'apparizione dell'unto, del Messia, cioè di Cristo Gesù. Ma Daniele ha profetizzato in maniera straordinaria, o meglio Dio, grazie a Daniele, l'anno dell'apparizione di Gesù Cristo. L'unto è colui che viene unto per poter portare un messaggio. Cristo, con il suo battesimo, entra nella storia predicando il Vangelo. Quindi, ricapitolando, dal 457 a.C., anno dell'editto di Artaserse, all'unzione di Cristo come Messia, dovevano trascorrere 69 settimane profetiche, che corrispondono a 483 anni. E secondo le scritture, partendo dall'anno 457 a.C. e contando 483 anni, si arriva al 27 d.C., che è proprio l'anno dell'unzione del Messia, della sua apparizione pubblica. Dalla storia sappiamo, leggendo i Vangeli, Luca per esempio capitolo 3, che nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, quindi la cronologia è molto precisa, quindicesimo anno di Tiberio, Cristo appare pubblicamente e predica il suo messaggio dell'Evangelo eterno. Il quindicesimo anno di Tiberio era esattamente il 27 d.C. Però la profezia contiene altri indizi molto importanti. Dei 490 anni, delle 70 settimane, 483 erano passati, quelli che abbiamo visto andare dal 457 a.C., anno dell'editto di Artaserse, al 27 d.C., anno dell'apparizione pubblica del Messia. Leggiamo al versetto 26 di Daniele 9. E dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Ad un certo momento, dopo il 27 d.C., il Messia sarebbe stato soppresso. E come è detto anche nel capitolo 53 del libro di Isaia,
egli sarebbe morto a causa delle trasgressioni del suo popolo. Quindi, dopo l'anno 27 d.C., dopo i 483 anni, dopo quel periodo di tempo, il Messia sarebbe stato ucciso. Egli, al versetto 27 di Daniele capitolo 9, si dice: egli, il Messia, stabilirà un saldo patto con molti durante una settimana e in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e oblazione. In mezzo alla settimana, settimana profetica, vuol dire 3 anni e mezzo, perché la settimana divisa a metà sono 3 anni e mezzo profetici. Quindi dal 27 d.C. al 31 noi abbiamo un altro evento importante, cioè la crocifissione di Gesù, che avvenne appunto nella primavera dell'anno 31. A metà della settimana, come diceva la profezia, Gesù è stato crocifisso, anno 31 d.C. Ma siccome si parla di una settimana, ne abbiamo vista solo metà, l'altra metà termina nel 34 d.C., è l'anno in cui Stefano, primo martire, viene ucciso a causa della sua testimonianza. L'Evangelo non è più riservato al popolo di Israele, l'Evangelo viene predicato ai gentili. Scadono i 490 anni, le 70 settimane. Diceva il Signore a Daniele: io do ancora 490 anni di grazia al tuo popolo, dopodiché non sarà più il mio popolo. Israele ha avuto 490 anni per potersi ravvedere, per poter mettere fine al peccato, invece Israele, e non solo Israele, ha crocifisso Cristo. Ha perseguitato i suoi discepoli e nel 34 d.C., scadendo i 490 anni della profezia delle 70 settimane, noi possiamo dire che Dio sceglie un altro popolo, il popolo fedele a Cristo, coloro che saranno credenti in Cristo e nel Vangelo. Israele ha perso una grande occasione, Dio ha sparso il suo Vangelo oltre i limiti della nazione giudaica, l'Evangelo predicato al mondo intero. Ecco, questa è la meravigliosa profezia delle 70 settimane che dava speranza a Daniele perché annunciava la liberazione del popolo, non solo di Israele, ma la liberazione del mondo intero, dei popoli del mondo intero, con l'unico vero Messia, Cristo Gesù.